Ciao a tutti, io sono Francesca, oggi video spesa Lidl. Scusate se il cavalletto fa un po' così, nel senso che cade, però vabbè, è già la seconda volta che registro il video. Comunque, allora, partiamo dai prodotti che vedete qua. Questi qui sono antipasti, e li ho pagati 2,39 euro ciascuno. E adesso voglio vedere con voi, tramite Yuka appunto, se il prodotto è sano. Adesso lo vado a scannerizzare. Buono, 51 su 100 questo dice. Vedete? Ok, e questi li mettiamo via. Poi ho preso le zucchine, cioè una zucchina e una melanzana, pagata rispettivamente la melanzana 41 centesimi, la zucchina 49. Poi olive nere della Baresa, andiamo a vedere la qualità. 63 su 100, bene. Poi piadina romagnola. Allora, le olive nere le ho pagate 1,09 euro, la piadina romagnola non l'ho pagata perché avevo il coupon che praticamente se spendevi un tot ti te la davano gratis. Ho preso questa qua con l'olio e non con lo strutto. 46 su 100, mediocre, vabbè. Poi ho preso due burger agli spinaci. Questi qui ce li avevo scontati del 15%. E ne ho presi due, totale 3,04 euro. Questi 75 su 100, dice Yuka, quindi abbastanza buono. Poi ho preso le lasagne a ragù di soia, non insultatemi, però io sono vegetariana e quindi le lasagne le posso mangiare solo così, e pagate 2,99, 69 su 100, Yuka prova. Poi ho preso, vabbè, adesso facciamo così, metto via un po' di roba, poi dopo vi faccio vedere il resto della spesa. Continuo la video spesa, vabbè. Ho preso la pizza alle verdure bordo alto della Italiamo e l'ho pagata 2,39. Quindi adesso vi faccio vedere, l'ho già presa. No, 69 su 100, avevo letto 90. Vabbè, 69 per una pizza surgelata, va bene. E 2,49 l'ho pagata, scusatemi. Poi ho preso il tempeh. Questo qua no, tabluè, vabbè, comunque non lo so come si pronuncia, 1,39 euro, questo qui è vegano, lo potete vedere, e tra un po' voglio sollevarvi una domanda. Questo ha 60 su 100, ottimo. Poi ho preso la coppa al cappuccino, che l'ho pagata 1,49 euro se non mi sbaglio. Però forse mi sbaglio, non lo so. Sì, 1,49 euro. Questa vi dico già a 0 su 100. Però vabbè. Adesso passiamo. C'è un po' di deodoranti. Adesso vi faccio vedere meglio. Della Dove. Perché erano in sconto. La mia figlia che fa il suo solito casino. Allora, quelli roll-on 2,29 euro ciascuno, mentre questi qua 2,39 euro. E vi dico che per essere dei deodoranti il prezzo è molto buono, perché ci sono dei deodoranti che costano anche più di 4 euro, quindi ne ho preso un po'. Poi ho preso la cola della, la Coca-Cola del Lidl, quella zero e quella normale. Questa costa 35 centesimi a lattina, mi sembra. Meno 13 centesimi su una, cioè su questo qua normale, perché avevo lo sconto. E adesso mi viene, adesso vi voglio porre un dubbio, perché ho preso vegani, il tiramisù vegano e il vegan soufflé, vabbè, com'è che si dice. Allora mi chiedo, perché il Lidl riesce a produrre e a proporre
questi prodotti, mentre altri supermercati no, perché per esempio il Conad si avvicina alla quantità e alla qualità di prodotti che ha Lidl per quanto riguarda i prodotti vegani, mentre gli altri supermercati no. Perché? Cioè, sarebbe interessante vedere delle varianti vegane di ogni dolce che viene prodotto per ogni supermercato, secondo me. Vabbè, comunque, il vegan soufflé, questo qui, o come si produce, 2,99€, mentre il tiramisù, 2,29€. Adesso voglio vedere cosa dice Yuka di questi prodotti. Su 100, però comunque un dolce non è che sia tanto sano in generale, eh? Il soufflé, adesso voglio vedere il tiramisù, 30 su 100, già meglio del soufflé. E vabbè, Lidl su queste cose qui batte tutti sui prodotti vegani, tra l'altro visto che hanno anche le piadine vegane e io vorrei provarle, però adesso vediamo. E, vabbè, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!